Asia Talks oggi è al Teatro Quirino di Roma. Qui incontreremo Maria Grazia Cucinotta. Con lei parleremo di cinema, teatro, diritti delle donne, diversità, sostenibilità e tanto altro. Acea Talks dà il benvenuto a Maria Grazia Cucinotta, grazie per aver accolto il nostro invito, grazie mille, per noi è veramente un onore e un privilegio poter avviare con lei una conversazione su temi importanti che lei segue anche nella vita privata, come quelli della diversità e della sostenibilità. Oggi siamo ospiti del Teatro Quirino, che ringraziamo. Teatro Quirino, che si chiama Teatro Quirino Vittorio Gassman, proprio in onore di questo grande mattatore che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni. E io, Maria Grazia, se è d'accordo, volevo rimanere proprio in ambiti a lei molto familiari, come quelli del teatro e del cinema. Lei è un'attrice riconosciuta in tutto il mondo, ma anche un'apprezzata produttrice. E la prima domanda è proprio questa: quanta inclusione c'è nelle sceneggiature che lei sceglie? Non, io posso dire che scelgo le sceneggiature quando mi emozionano. È l'unica cosa che mi fa dire sì. Lei sicuramente, e come attrice e come produttrice, leggerà tantissime sceneggiature. Al di là dell'emozione che lei prova quando legge queste sceneggiature, ci sono dei valori che predilige? Ad esempio dei messaggi che possano essere inseriti all'interno della sceneggiatura? Se trovo delle sceneggiature a tema sociale, quello sì. Logico che sono spinta ancora di più a dire sì, perché comunque il cinema è anche comunicazione, è uno dei mezzi forse più adatti per comunicare, perché comunque ti coinvolge senza in un modo molto naturale, praticamente tu assorbi e automaticamente ti serve da specchio per cambiare idea, per confrontarti, per capire dove sbagli oppure dove sbagliano gli altri. Secondo lei il cinema negli ultimi anni è diventato un luogo particolarmente inclusivo o c'è ancora molta discriminazione, soprattutto nei confronti delle donne? Io penso che la discriminazione nei confronti delle donne non sia nel cinema, forse l'ambiente dove c'è meno. Ce n'è di meno. Ce n'è di meno, a meno che tu non voglia poi fare produzione, regia, ancora ti guardano un po' come un'aliena, però è tutto uno stato mentale. Poi se tu vai oltre lo stato mentale e dimostri che lo puoi fare, si ferma lì. Tutto questo non accade quando in America, perché comunque lì è molto più meritocratico e non c'è differenza tra l'essere donna o uomo, se sei talentuosa e sei brava è tutto meritocratico, quindi è il pubblico che ti sceglie e il pubblico decide. Lei crede molto nel lavoro di squadra, immagino. Io credo molto nel lavoro di squadra, perché comunque non puoi fare tutto, perché comunque lo faresti poi alla fine male. Lavorare con il gruppo significa che a un tuo sbaglio c'è l'altro che può riparare. È bello questo poi alla fine. Lavorare in gruppo significa anche, mi corregga se sbaglio, avere una leadership, capacità di delega, capacità anche di fiducia nei confronti delle persone che fanno parte di questo team. Sei mai sentita diversa in atteggiamenti professionali o nel suo ambito professionale? Tutti i giorni, ma io sono diversa da tutti, ma siamo tutti diversi. Cioè, sono diversa perché comunque non riesco a fare un qualcosa perché va di moda o perché lo fanno tutti. Perché secondo me conservare la propria identità è un qualcosa di prezioso, perché vuol dire che hai rispetto per la tua vita, per la tua mentalità, per il tuo modo di essere, sempre comportandoti in un modo corretto e senza ferire nessuno o danneggiare nessuno. Però la tendenza di dire siamo tutti uguali non è assolutamente vero, noi siamo tutti diversi, solo le vite sono tutte uguali, poi tutto quello che è copertura, mentalità è bellissimo, perché comunque è tutto diverso. E si è mai sentita invece discriminata? Mille volte. Tante volte? Mille volte.
Prima perché sono nata in un quartiere di periferia, quindi arrivavi in centro e già eri quella che veniva dalla periferia. Poi ho lasciato la periferia e sono andata a Milano ed ero quella che veniva dalla Sicilia, quindi tutta una serie di pregiudizi, di farti sentire inferiore, di farti sentire inadeguata, sbagliata, perché sei troppo alta, troppo tette, troppe labbra, troppe lunghe, non puoi fare l'attrice perché non sei credibile, non puoi fare quello perché non hai... Cioè, poi alla fine se ascolti tutto, cioè, ti guardi allo specchio e dici... Sono completamente finita, siciliano proprio. All'inizio non è stato facile, perché quando sei ragazzina cerchi l'approvazione un po' di tutti e quindi fai di tutto per sentirti dire brava, e quel brava non arriva mai, anzi arrivano sempre critiche su critiche su critiche, fino a quando non capisci che devi partire da te stessa. Qual devi è stato guardare lo switch che le ha fatto capire che forse non bisognava ascoltare tutti? Beh, sì, sicuramente dopo il postino. Appena finito il postino, logicamente Massimo è andato e quindi sono rimasta da sola con un vortice di emozioni, ma anche di parole. Tutti parlavano, tutti dicevano, tutti ti consigliavano, e tutto quello che facevo io comunque poi alla fine era sbagliato. E quindi questo è stato il motivo per cui poi sono andata via a Los Angeles, perché lì mi sono sentita una di tante. Ero un'attrice che aveva avuto successo grazie al successo del pubblico, grazie al successo del film, e basta, si partiva da lì. Poco importava da dove ero venuta, dal mio accento siciliano, dal mio aspetto fisico. Il film era in tutte le sale e aveva un pubblico pazzesco, e quello per loro era la risposta a era tutte. Forse la cosa più importante. Era la cosa più importante, ma deve essere così la cosa più importante. Certo. Il fatto che ci sia uno sguardo sulla professione e non sulla vita privata, immagino, che si sia giudicati per quello che facciamo e non per quello che vogliamo gli altri. Ma qui ritorna la meritocrazia. Assolutamente. Lei parlava di meritocrazia, che è importantissima. È importante, ma è importante non soltanto nella vita degli attori, è importante sempre. Si parla di discriminazione tra uomini e donne, ma non dovrebbero neppure esserci le quote rosa. Io non sono d'accordo, cioè dover imporre dei numeri per far prendere delle donne, quando poi alla fine dovrebbe valere soltanto la meritocrazia e il talento. Se sei bravo, il talento non ha sesso. Se sei bravo, vai avanti, altrimenti stai a casa o fai qualcos'altro. Cioè, non tendiamo a stratificare, a diversificare, a dividere invece che a unire, e questo è un danno. Le piace ogni tanto l'idea di poter passeggiare senza essere riconosciuta? Ma io lo faccio. Non in Italia? No, lo faccio. E poi comunque mi diverte. Quando mi riconoscono, e sono talmente camuffata, mi riconoscono e dico, c'è un buon occhio. No, mi diverte il contatto con la gente, il condividere. È meraviglioso, perché non sei mai sola. Per chi è andato via da casa, la solitudine è pesante a volte. Invece questo lavoro ti regala l'affetto di tutti. Torna ogni tanto in Sicilia? Torno spessissimo, c'è la mia mamma lì, la mia sorella grande, quindi sono le mie radici. Ritorno a essere figlia, che è la cosa più bella del mondo. Beh, l'abbraccio della terra, che è l'abbraccio materno, l'abbraccio poi di una terra bellissima come la Sicilia, credo che sia qualcosa di veramente importante, si vede un po' anche negli occhi. Ma io adoro la mia terra, cioè io penso di aver avuto l'infanzia più bella del mondo, perché non avevamo niente, avevamo tutto, tutto quello che rende felice un uomo, perché c'hai il mare gratis, la collina, il cibo buonissimo, puoi andare a sciare sull'Etna e da lì vedere il mare. Io penso che quando realizzi tutto questo, logicamente realizzi solo quando vai via, ti rendi conto che, come dico sempre io, cercavo il paradiso e il paradiso l'ho lasciato alle spalle. Forse è un po' l'assenza che ci fa ritornare alla presenza, no? E quando queste cose sempre ci mancano, così. Che forse le possiamo così. Riapprezzare. Prima pensavo di essere nata in un posto sfigatissimo, cioè lontano da tutto, dovevi attraversare, poi prima per arrivare a Milano ci impiegavi 24 ore di treno. Sono cambiati i luoghi o è cambiato il suo modo di vederli?
Sono cambiata io. Sono cambiata io e ho cambiato la visione e poi non ho più ascoltato nessuno, perché è vero pure che chi viene dal sud viene tanto discriminato, un po' ti senti quasi veramente a disagio, quasi sbagliato. E con il tempo, grazie comunque all'evoluzione, anche alla comunicazione, ai social, dove tutto è diventato più veloce, tutto quanto è cambiato, quindi adesso il sud gode di questa immagine di sano, di bello, di... C'è una rinascita. C'è una rinascita, c'è tanto lavoro da fare, perché ripeto, la mentalità resta sempre il nemico. Secondo lei in che modo il cinema può essere foriero o portatore di messaggi positivi per la diversità? Può incidere in un modo, come diceva prima, abbastanza forte o è ancora una dimensione fragile? Cioè i messaggi che possiamo scegliere nel film che andiamo a vedere, che andiamo a produrre o che andiamo a realizzare, può essere il cinema portatore di diversità, di messaggi legati all'inclusione e alla diversità? Sì, però c'è tanto lavoro da fare, non basta. Perché poi c'è tanto cinema, c'è tanta televisione che bilanciano sottraggono il bene, perché poi comunque è più facile far vincere il male. Tu sei quasi attratto, no? Soprattutto in quei posti dove c'è tanto abbandono, perché dove c'è degrado c'è l'abbandono, la società quasi si dimentica di quelle aree. Allora poi vedi delle serie televisive dove quel male predomina e diventano quasi degli eroi e influisce negativamente sui ragazzini che vengono abbandonati a se stessi, quindi per loro trovare qualcuno che li porta a essere degli eroi logicamente li fa sentire nel giusto, e allora è difficile poi correggere quelle vite, è quasi impossibile. Cosa l'ha spinta a venire via da Messina? La voglia di farcela. Non accettavo di vedere gente abbandonata, dimenticata. E quindi era una dimostrazione che volevo fare a me stessa, ma soprattutto volevo far capire che comunque, ripeto, dove nasce è solo un punto di partenza, poi puoi sempre farcela se ti impegni, logicamente. Nessuno ti regala nulla. Cioè, Babbo Natale io ci credo, però non ti porta nulla se tu non lavori. Forse anche è bello crederci, no? Ma volte. Io ci credo, io sono una sognatrice, credo nelle favole, credo negli angeli, credo in tutto quello che mi fa stare bene. In questo momento della sua vita ha più soddisfazione nell'interpretare un ruolo, un personaggio importante o produrre una storia importante? In questo momento mi fa stare bene usare la mia popolarità per aiutare chi non ha voce. È la cosa che in assoluto mi fa stare bene, perché dopo più di 150 film, produzioni andati bene, andate male, dove poi un ambiente dove non mi sono ritrovata, perché comunque sono troppo una sognatrice per mettermi lì a far quadrare i... tutti i bilanci. Credo che la mia massima felicità è quando riesco a stare con le persone che hanno dei disagi e risolvere quei disagi. Noi l'abbiamo vista qualche settimana fa sul palcoscenico di Race for the Cure e sappiamo che è una delle testimonial più preziose di Susan G. Komen, un'associazione che si occupa di lottare proprio contro i tumori e trovare vie di uscita, trovare sostegno per le donne che hanno problemi fisici, e lei è una delle testimonial più apprezzate e più preziose. E l'abbiamo vista su quel palcoscenico e mi sono chiesto se la Maria Grazia che era su quel palcoscenico fosse, quindi la persona era lei, quanto fosse diversa, distante dalla Maria Grazia che potrebbe essere su un palcoscenico come questo, come attrice? Beh, lì sono Maria Grazia, non ci sono barriere, perché si parla di vite, e ogni vita è preziosa lì. Io devo dire infinitamente grazie a tutte le donne che ho incontrato in questi 20 anni di volontariato alla Komen, perché loro mi hanno insegnato il valore della vita, mi hanno insegnato quanto sei fortunata di invecchiare.
e quindi mi hanno dato la possibilità di essere felice del tempo che passa. E per chi fa il nostro lavoro non è sempre così, anzi è il contrario, vedi il tempo come un nemico, vedi il tempo come un qualcosa che ti porta via, non ti dà. E invece loro hanno invertito questa cosa. Io sono fortunata perché comunque mi sveglio tutte le mattine e sono viva, perché c'è gente come loro che lotta per un giorno in più. E tutto questo mi ha arricchito. È un po' il concetto della relativizzazione. Per lei il bicchiere è sempre mezzo pieno? Per me il bicchiere è pienissimo. Perché comunque ti devi adeguare a quello che la vita ti dà. Altrimenti vivi una vita da infelice, tutti i giorni. È bella questa consapevolezza che ha. Non lo so, però mi sono sempre accontentata di quello che avevo, cercando sempre di migliorare. Sono stata sempre una grande curiosa, quindi ho sempre accettato le opportunità che la vita mi ha dato. Le partenze, ho finito con l'America, sono stata in Cina per 16 anni a lavorare, quando ancora non si parlava di Cina e tutti mi dicevano «Ma dove vai? Sei una pazza!» E io invece ero curiosa di capire come funzionasse lì, e volevo capire che magari se avessi avuto la possibilità di farcela anche lì. E quindi non mi sono mai chiuso le porte. Siamo felici che non sia riuscita in Cina, perché altrimenti l'avremmo persa. No, ho lavorato tanto, però logicamente non mi sono fermata. Vado e vengo anche perché poi comunque c'è Giulia. Sua figlia. Mia figlia, e quindi comunque fino a quando lei avrà bisogno di me, mamma ci sarà sempre. Che tipo di mamma è? Come tutte le mamme, rompiscatole, ansiose. Cerco di darle la libertà, perché io a 18 anni vivevo da sola, quindi c'è un come po' dire no, non puoi dire no assolutamente. Però ecco, lei è la mia vita, quindi se lei c'è io respiro, sorrido. È logico. Il suo volto è cambiato in questo momento, è proprio particolarmente. Questa è la magia dell'essere mamma, illuminato, capito? Cioè, praticamente tu parli di loro e loro ti riempiono la vita. Maria Grazia, ai nostri dipendenti, sapendo che lei era nostra ospite, hanno scritto delle parole per lei. Delle parole? Posso chiederle di prendere un fogliettino e commentare la parola che è scritta nel fogliettino rispetto ai temi o della diversità o della sostenibilità. Sostegno. Beh, ne abbiamo parlato tanto, è importantissimo, è veramente importante il sostegno. Non bisogna mai girare le spalle a chi ha bisogno, mai ignorare, perché comunque c'è una democrazia in tutto il disagio e può capitare a chiunque. La vita è imprevedibile e quindi ti può capitare quel momento dove tu hai bisogno di essere sostenuto oppure di avere la possibilità di sostenere. E quello è una cosa meravigliosa, ti senti quasi un supereroe. Le piace come parola, sostegno? Da morire. Grazie, grazie mille. Poi le posso leggere tutte. Lei crede nella democrazia dei social? L'idea che ognuno di noi possa scrivere qualsiasi cosa? Ma non sono d'accordo che ognuno debba scrivere ogni cosa, perché fino a quando hai rispetto, bene. Io trovo che ancora sui social ci sia troppa libertà e troppa violenza. Quindi fino a quando colpisci una persona adulta è capace di gestire tutto questo, ma quando colpisci i ragazzini poi lì fai i danni. E ci sono tanti ragazzini che ancora oggi soffrono, hanno tentato il suicidio, alcuni si sono suicidati perché comunque sono stati insultati sui social, perché non avevano capito che basta bloccarli, basta cancellarli. E quindi c'è tanto da lavorare anche lì. Siamo in un teatro, uno dei teatri più importanti di Roma. Lei è stata sul palcoscenico, dicevamo prima, fino a qualche mese fa. Il teatro è un linguaggio molto diverso da quello del cinema. È completamente diverso. È io no. Poi ho debuttato a 50 anni, eh. Io non avevo mai fatto teatro, mi ero sempre rifiutata, lo vedevo come un incubo, perché sono dislessica, perché ho mille fobie e di conseguenza timidissima.
E allora controllare la dislessia su un palcoscenico io trovo che sia veramente difficile. Una volta parlando con Sofia Loren le chiesi come mai lei non avesse mai fatto teatro e mi rispose che io non farò mai teatro perché ho paura, perché al teatro non posso fingere, non posso entrare in scena e se mi sbaglio torno indietro, non posso far finta che ci sia la macchina davanti da presa perché non c'è, perché ho davanti il pubblico. E lei come ha fatto a superare questa paura? Grazie alle amiche, grazie a Michele Andreozzi, a Vittorio Belvedere, e Massimiliano Vado, il regista, Marioletta Bideri, la produttrice, mi hanno circondata di sicurezza, mi hanno messo un salvagente di sicurezza. E mi sono anche molto divertita perché all'inizio, i primi mesi sono stata paralizzata, penso di non aver mai respirato. E poi piano piano impari a gestire queste emozioni, questa paura. Poi logico, la dislessia è un qualcosa che tu non puoi. Cioè gente mi dice, ma tu non guarirai mai. Non è una malattia che si può curare, la puoi gestire. Poi logico, ci sono delle volte dove sono più emozionata, allora le parole le inverto le vocali, tiro fuori delle cose che neppure io poi mi ricordo di aver detto, perché comunque è il cervello che elabora e va di corsa, quindi a volte non riesco a parlare così velocemente come il pensiero. Ma ogni volta che doveva entrare in scena le batteva il cuore? Sempre, c'è sempre quello specie di stordimento e quella... E lei si quell'ustione sempre... all'orecchio che ti dà quasi fastidio, no? Perché dice, oddio, scotta talmente tanto che quasi non riesco a toccarlo. E si è mai detta chi me l'ha fatto fare? Tutte le sere ritornavo indietro e insultavo le due e facevo, colpa vostra, vi odio! Pensa che potrebbe essere un'esperienza da rifare il teatro, le è piaciuta? Ma assolutamente, io sono andata a parlare una volta con uno dei ministri che c'erano dell'istruzione, perché avrei voluto che fosse obbligatorio a scuola come percorso psicologico per i ragazzi, perché tante cose si possono curare attraverso la recitazione, tante insicurezze, tanti disagi e... Io sono rinata attraverso la recitazione e mi sono migliorata, ho imparato a vivere proprio. E mi sono passati gli attacchi di panico. E quindi per me è stata una cura, è stato un modo per migliorare Maria Grazia e renderla migliore, ecco. Lei, oltre a essere testimonial di Susan G. Komen, è anche presidente di Vite Senza Paura, un'associazione che ha voluto fortemente lei, che si occupa proprio di contrastare la violenza sulle donne. Io ho visto che l'attività dell'associazione è un'attività molto presente in Italia e non solo, e questo sicuramente rispetto al nostro discorso di inclusione, di accettazione delle diversità, è un messaggio molto importante. In questa associazione ci sono molte donne come lei, molte donne intelligenti, molte donne manager, molte donne professioniste impegnate in questo lavoro di squadra proprio a favore di persone che hanno problemi e che hanno bisogno di essere supportate. È un impegno che vive tutti i giorni, è un impegno che immagino da quello che ci ha detto ha sposato e sposa tutti i giorni. Devi, perché una volta che tu decidi di aiutare le donne non le puoi lasciare, praticamente tu diventi la vita di quella donna e non la puoi abbandonare, e il tuo peggior nemico in tanti casi, soprattutto ultimamente, e sono proprio le istituzioni, dove la burocrazia, la magistratura, che fa diventare i tempi quel TikTok che porta alla morte, e quindi cresce l'ansia, certe notti non dormo perché dico domani ci sarà, cosa accadrà, poi le notti sono sempre il momento più lungo, no? Perché non sai mai cosa può accadere, non sai mai se il mostro, capito, come possa reagire, e tu sei lì che aspetti
un cenno da un magistrato, un avvocato che ti chiami e ti dica è andata bene, finalmente siamo riusciti. E nel frattempo queste donne sono costrette a scappare, a nascondersi, a sradicare i loro figli dalle scuole e poi creare nell'incubo l'incubo, perché una donna che scappa è una violenza. Un bambino che viene sradicato dalle proprie abitudini, che ha subito violenza a casa, è una violenza. E quindi trovo che tutto questo sia completamente ingiusto. Continuiamo a farcelo andare bene, ma ci sono tante cose che andrebbero azzerate e rifatte. E anche le leggi andrebbero rifatte. Abbiamo fatto delle proposte di leggi che ancora oggi sono rimbalzate da un Parlamento a un Senato. Per rendere più rapide queste procedure e soprattutto più severe le pene, senza attenuanti. Chi uccide non può essere giustificato. Certo. Le dà anche un grande senso di responsabilità? Ma noi tutti dobbiamo essere responsabili. Cioè, noi siamo responsabili della vita di un altro, se possiamo farlo. Nel momento in cui decidiamo che quella persona va salvata, devi fare di tutto per salvarla. Io non mi sono mai fermata davanti a nulla. Perché poi comunque il tempo, arrivi certe volte a casa e dici non ce la faccio più, non ce la posso fare. E tu dici no, la devo salvare perché non posso lasciare. Non puoi lasciare un'altra persona che si fida di te, ma che sia donna, che sia un bambino, che sia un anziano o anche un uomo. Ci sono anche uomini che sono massacrati e ignorati ancora di più dalla legge. Ci sono delle donne che quando diventano cattive sono mille volte più cattive degli uomini. Certo, magari non ti ammazzano, non ti feriscono, però psicologicamente ti distruggono. Beh, c'è quella forza psicologica che è molto più forte di una forza fisica. Sì, ci sono tante violenze psicologiche, proprio tante, che ancora oggi vengono ignorate, ma ci sono anche tante violenze fisiche che vengono ignorate. Come nasce questo impegno di Vite Senza Paura? È nato dal fatto di aver subito violenza e di essere stata ignorata. Di conseguenza mi sono resa conto che quando non hai la forza mediatica quasi non esisti. Sono stata spinta dal dire ce l'ho fatta, adesso voglio essere la voce di chi non ha avuto la mia stessa fortuna e mi sono impegnata in questo, perché comunque togli tempo alla tua famiglia, togli tempo alla tua vita, però prendi vite e quindi è un qualcosa che vale più di 1000 Oscar quando salvi un bambino, quando salvi una donna, quando riesci a vincere per lei. Ci sono delle situazioni dove il tempo è limitato e tu dentro quell'arco di tempo devi agire, devi farlo agire Subito, non ti devi fare troppe domande. Tante persone mi dicono non ti devi esporre, ci sono state delle lotte che ho fatto adesso per dei bambini malati di SMA, per avere un farmaco che c'era, e però non veniva limitato ai mesi e non al peso, e c'erano quei bambini che aspettavano e il tempo era limitato perché loro hanno 2 anni di vita senza quel farmaco. E allora io tutti i giorni sono stata a fare appelli, poi sono stata anche richiamata perché ho attaccato tutti, ma non mi sentivo né presuntuosa nel farlo, ma ero disperata come le loro mamme. Sentire una mamma che piange, sentire un genitore che dice io non ho 2 milioni di euro per comprare il farmaco a mio figlio, e sentirti inutile perché comunque la vita non ha prezzo. E poi c'era la soluzione, era lì, il farmaco esiste. Allora perché non doverlo dare? Ci sono delle cose dove tu ci pensi e dici ma siamo tutti pazzi? Perché creare delle difficoltà dove il problema non c'è e lo crei? Per creare sofferenza, per creare disagio, per creare diversità, perché tu che non ce la puoi fare perché socialmente non sei elevato, significa che non hai diritto alla vita, e questa è una cosa inaccettabile, perché il diritto alla vita è per tutti. Per tutti, certo. Posso chiederle un'azione sostenibile che fa una volta al giorno? Chiude l'acqua, lava i denti con l'acqua chiusa, spenge le luci. Ma guarda, quello ci pensa mio marito, perché come tutti i mariti lascia la luce. Io poi vivo negli alberghi, quindi ho il vizio magari, ecco, di non fare attenzione, perché lì togli la carta e si spegne tutto. A casa invece c'è no. C'è un marito che la insegue dentro. E lui che spegne le luci delle camere. L'incubo suo che mi dice hai lasciato la luce accesa. Quindi non le chiederò questa azione. No, lasciate luce, no, faccio molta attenzione, ma in tutto, perché comunque viviamo in una terra che stiamo esaurendo, quindi di conseguenza dobbiamo stare attenti un po' a
ad avere rispetto, ma anche nell'uso di tutto quello che sono le sostanze nocive, e poi comunque, cioè, dimentichiamo, ma defluiscono sempre nella... Sente molto la responsabilità anche di gestire un mondo che lascerà a sua figlia? Non ho il potere di gestire questo. Di poter influire, di poter contribuire. Di poter influire nel piccolo, sì, però diciamo la verità, sono i governi che gestiscono questa situazione. Devo dire che ci sono paesi dove stanno lavorando veramente bene. Noi speriamo che lei rimanga a vivere qui in Italia. Io, Maria Grazia, la ringrazio, è stata una bellissima conversazione sulla diversità, sulla sostenibilità, sulla dislessia, su tanto altro. È stato per noi veramente un privilegio. La ringrazio a nome di Acea, la ringrazio a nome mio, e in bocca al lupo per tutti i suoi prossimi progetti personali e professionali. Grazie. Grazie mille. Grazie.